Buonasera ragazzi. Allora, se mi vedete è perché Andrea ha deciso che io potessi esprimermi liberamente. E quindi, come avevo scritto nel commento su YouTube, mi fa piacere che noto che lui sta facendo un po' come Hitchcock la sua comparsa in ogni video che si perita di produrre. Comunque, sì, Andrea mi ha pregato di soprassedere alla mia benevolenza nei confronti del suo canale. E io non potevo non cedere a questo suo accorato invito. Per cui vorrei condividere una piccola riflessione su quelli che sono i pregi e quelli che sono i difetti di opinione di Luzio. Parlando di opinione di Luzio, capirete anche voi che voglio dire, stiamo parlando di un filone inaugurato negli anni 90, se non sbaglio, da Giuliano Ferrara, che si chiamava La TV spazzatura. La TV spazzatura un pochino più ripulita, più digitalizzata, con un pochino più di pixel e con una definizione migliore, un po' più pulita, ma non meno responsabile. Responsabile, perché qua si parla di responsabilità nei confronti della storia. Perché, come potrete aver visto nel film Il Dormiglione di Woody Allen, potrebbe capitare che in seguito a un cataclisma nucleare si salvasse, pensate, soltanto il disco fisso del computer di Cesanelli e anche magari dall'altra parte del mondo uno strumento per leggerlo, e un archeologo riuscisse ad unire le due cose come nella stele di Rosetta e vedere quello che troverebbe l'archeologo all'interno di questo PC. Lasciamo perdere i canali privati, le cose che, però pensiamo più ai contenuti del PC di Andrea che potrebbero trovarsi nel, che si trovano nel canale di Luzio, fondamentalmente. Siete tristi? Vi sentite persi? Non sapete che cosa fare? I vostri piedi vagano nella notte? Non datevi al gioco d'azzardo. Non passate il tempo a leggere iscrizioni in latino. La soluzione c'è. Si chiama Opinione di Luzio. Logicamente. Opinione di Luzio. L'opinione che ti cambia la vita. Quei contenuti lì li potrebbe vedere un archeologo del futuro. E questo archeologo del futuro avrebbe tanti dubbi, ma forse una certezza. E questa certezza sarebbe, tutto sommato, nel fatto che probabilmente sarebbe portato a credere fin da subito che la distruzione di questa civiltà aveva dei motivi non da sottovalutare, e questi motivi si potevano trovare in quello che alcuni elementi di questa civiltà si trovavano ad esprimere quotidianamente. Però forse la mia è una visione troppo pessimistica, forse mi sbaglio, perché probabilmente questo archeologo, pur potendo comprendere le immagini, potrebbe non condividere più la lingua e non capire quello che loro stanno dicendo. Potrebbe addirittura credere che stiano dicendo delle cose intelligenti. Qualcuno potrebbe addirittura attribuire all'espressione
arcigna di Luzio, alle persone accorate di Luzio, un qualcosa di mistico, potrebbe essere il nuovo Dio del futuro. Ma questo a noi non ci interessa, questa è una fantasia, accantoniamola subito, mettetela da, vedete Luzio, ricordatevelo. Spero che qua nella mia mano verrà imposta la faccia di Luzio, perché io la metto qui e la metto qua, la avvicino e dico questo è Luzio, mettiamolo da una parte, forse lo troverete tra poco, lo troverete adesso, adesso, perché ora vi dico quali sono i pregi e i difetti di Canale di Luzio. Allora, iniziamo dai difetti perché lasciamo i pregi come dolce. I difetti, secondo me, sono l'aver, e questi sono i difetti che sono, secondo me, responsabilità di Andrea, fondamentalmente, sono quelli di aver lanciato e sostenuto una concezione della dignità non condivisibile dal resto, da parte del resto dell'umanità. Di questo dovete darmi atto. Poi, invece, e qui sono abbastanza succinto, non è che ci voglia molto per, quando si è capito la cosa, per trarne le conseguenze. Mentre i pregi, invece, ci sono, perché c'è un pregio artistico, c'è un, ha fatto qualcosa di nuovo, ha aperto un nuovo percorso artistico, cioè ha professionalizzato la stupidità fine a se stessa. Cioè era una cosa che non aveva mai fatto nessuno, avevamo visto in politica, ma era applicata a ottenere dei consensi, ma la stupidità finalizzata all'incremento di se stessa è qualcosa di totalmente nuovo. Però totalmente nuovo che ha avuto, voglio dire, dei risultati, è diventato famoso e ha ricevuto. Saluta tutti, non ti vergognare Andrea, ti vedono, guarda, fai ciao, saluta la mamma. Allora, il problema è che questa stupidità ha raggiunto la fama, e questa fama è stata raggiunta grazie a una ricetta fondamentale, e questa ricetta è la costanza. Se tu dici una cosa stupida per un anno e mezzo, non crediate che io vi dica che può diventare una cosa intelligente. Questo succede solo nelle favole dove ci sono i lieto fine. Rimarrà una cosa stupida, però vi potrà rendere famosi, perché il segreto del successo è la costanza. Grazie. Male. Il trucco? Questo è un canale informale. Io non sono informale, è già acceso. No. Posso? No, no. Siete tristi. Siete persi. Aggattatevi Luzio. E mo, so cazzi vostri. Finita? Sì.